Allora, io mi sono trovata bene, questo qua per me è un ripasso in streaming, diciamo perché il primo corso, diciamo, la prima lezione che ho fatto di Maori l'ho fatta in aula a Roma, quindi diciamo è stata una fortuna per me poi di questo periodo poter eseguire il ripasso in streaming, perché comunque mi fa sicuramente recuperare, diciamo, un po' di tempo poi sulla mia tabella di marcia, ma comunque in generale diciamo che è molto bello avere la possibilità di fare entrambe le cose, perché comunque in streaming c'è una modalità di, diciamo, insegnamento, invece in classe, diciamo, un'altra, ed è molto bello averle entrambi perché sono comunque molto costruttive. E soprattutto la cosa che mi è piaciuta di più, che è una cosa che hanno detto anche prima gli altri ragazzi, che è praticamente che ogni insegnante ovviamente segue, immagino, il protocollo di Abasi, quindi comunque è uguale per tutti, però fondamentalmente ogni insegnante ha diciamo, una metodologia propria che penso che sia in base diciamo, alla formazione che uno ha scelto di, diciamo, prendere maggiormente, che sia massoterapia, che sia un percorso olistico, che sia qualsiasi tipo di percorso può aver scelto, e ogni persona dal suo percorso o da tutti i percorsi che ha fatto, diciamo, dà qualche feedback in più rispetto a tante cose, e da ogni persona ovviamente è diverso in base al proprio percorso. Quindi questo è un arricchimento, diciamo, importante, perché a prescindere dal percorso che poi una persona sceglie di intraprendere, comunque, diciamo, ci sono consigli da tutti i punti di vista, ecco. E quindi niente, fondamentalmente sono rimasta soddisfatta per il ripasso in streaming, e anche se io devo essere onesta, sono una che mi piace tanto stare in presenza, perché comunque è bello, vabbè, penso a tutti fondamentalmente, perché non è che è una cosa solo, diciamo, mia, però diciamo che in questo periodo di emergenza è comunque bello tenere il contatto con la scuola, è bello tenere il contatto con le persone che seguono il corso, e soprattutto è bello, diciamo, poter trovare anche un modo di, diciamo, praticare a casa, specialmente comunque anche per me che non è che ho la partita IVA, non sono magari una persona che lavora nel settore, quindi comunque è un modo di continuare a praticare e a studiare, ecco, anche da casa, nonostante, diciamo, adesso cioè, non lavori in questo, ecco, quindi questo. Il corso è stato molto bello, questa è la seconda volta che faccio un corso online tramite Zoom e devo dire che è organizzato in una maniera molto professionale, molto bene. Poi anche le registrazioni di come vengono fatte le manovre, si vede tutto molto bene, la informazione è chiara e quindi considerando che è ristretto rispetto a quello che può essere un corso quando si fa di persona. Sento comunque di aver imparato un sacco e mi sento abbastanza armata, diciamo, per poter andare a provare a fare questo massaggio cioè, con la confidenza e con diciamo, con la capacità di poterlo fare bene, insomma.